Saluta, saluta tutti i tuoi amici che ti stanno guardando. Ciao a tutti amici, mi mandate le vostre fotine perché io sono curioso di vedere tutti i miei amici boxer. No, non ti mangiare il gloss, so che è un buon profumo, ma non si mangia. Ciao ragazze, benvenute o ben ritornate sul canale. Oggi una nuova puntata di nuovo di questa rubrica. Ho voluto ripeterla anche oggi perché domani ci sarà il lancio di questi prodotti, quindi se volete vederli in super anteprima ho pensato che poteva essere un video utile. Di cosa sto parlando? Sto parlando della collezione Grangelic, spero si pronunci così, della Neve Cosmetics, che è composta da 4 ombretti, 2 blush e 2 nuove colorazioni di vernissage. Questo video non è sponsorizzato da Neve Cosmetics, come sempre vi invito a leggere l'info box. Io lo dico sempre in video, però onde evitare di essere sempre una ripetizione, d'ora in avanti mi raccomando leggete sempre l'info box, io lì vi scrivo sempre tutto, se è sponsorizzato o se non è sponsorizzato, così potete essere tranquille e serene e capire la tipologia di video, anche se penso che ormai ve ne rendete conto sin da subito. Quello che volevo fare oggi con questi prodotti, dato che ho solo base e mascara, è quello appunto di realizzare un make up look completo in modo tale che possiate vedere un attimino la texture dei prodotti, il finish, la loro scrivenza e capire o meno se vi possa... tutti adesso non passare, vabbè, e capire o meno se possano o meno piacervi i prodotti. Le cialde sono molto grandi, contengono all'interno 3 grammi di prodotto e sono, faccio in comparazione con quelle di Nabla, sono molto più grandi, quindi avete veramente tanto prodotto all'interno. È molto interessante il nome e il concept di questa collezione perché unisce due parti molto opposte tra di loro, cioè il grunge e l'angelic, due idee di stili completamente diversi. Io non mi perderei tanto in chiacchiere come sempre e passerei subito alla realizzazione del make-up. Vado a prendere l'ombretto Date e lo applico nell'angolo interno e esterno. Come texture sono polvere che una volta stesa sembra quasi crema, quindi mi piace molto questo effetto di questi ombretti che hanno questa texture. Quindi inizio e applico qui nell'angolo esterno, in questo modo, nell'angolo interno. Vado poi un po' a sfumarlo, vediamo un po'. Allora, come pigmentazione devo dire che la classica degli ombretti di neve, a me piacciono molto i loro ombretti, sono pigmentati e si sfumano in maniera molto semplice. Quindi lo applico in questo modo e lascio la parte centrale libera. Poi è molto modulabile, vedo questo ombretto, quindi in base a quanto ne prelevate potete andarlo ad applicare in maniera leggera o a stratificarlo. Poi lo lascio leggero, al massimo lo intensifico successivamente. Ok, lo applico anche nella rima inferiore, vediamo come si comporta anche lì. Cavolo, è proprio scrivente, mi piace da morire. Poi ha questo effetto pearlescente non eccessivo, proprio delicato. Quindi dà quell'effetto luminoso, però non troppo. Poi con un pennello un po' più ampio lo vado leggermente a portare nella mia piega, in questo modo. Ok. Guardate che ha applicato anche in maniera leggera. È molto molto bello come colore, ovvio non è un colore super particolare, quindi se siete delle beauty addicted magari sicuramente potete già possedere un ombretto marrone di questo tipo. Ora vado invece a prendere il Lithium, vediamo un po' swatchato, anche questo ha quella texture, ma penso tutti e quattro abbiano quella texture un po' cremosina, un po' non cremosina, che se avete presente l'ombretto in Nabla più o meno è lo stesso concept, quindi che è polvere però quando lo stendete avete quella sensazione dell'ombretto che si fonde, che diventa quasi cremoso. Questo lo vado a picchiettare nella parte centrale del mio occhio, uso le dita, quindi lo picchietto così, qui. Bello, eh? È un grigio con dei riflessi un po' lilla all'interno, bellissimo, questo mi piace da morire. Guardate, io lo sto proprio picchiettando leggermente, guardate quanto è luminoso questo ombretto.
Bellissimo, bellissimo, veramente. Mi piace un sacco. Vado a prendere invece Wow, che è questo glicine, come vi dicevo prima, con dei riflessi. No, i riflessi sono fucsia, viola, leggermente celestini. Vabbè, una descrizione, Pamela, come sempre, geniale. Lo applico nell'angolo interno. Qua. Dare... Oh! Oh, che bello! Cioè, guardate qui, super scrivente! Mamma mia! Meraviglia! Meraviglia! Bellissimo! Mi ha stupito un sacco questo ombretto! Meraviglioso! Guardate qua! Bellissimo! Veramente bello. Mi sono esaltata con questo ombretto. Ora cosa faccio? Vado un attimino a definire bene il make-up, quindi lo sfumo per bene, intensifico bene l'ombretto marrone, perché così non mi... ho lasciato un po' le cose in maniera imperfetta. Quindi vado a intensificare qui un attimo l'angolo esterno, sempre con l'ombretto marrone, che si chiama Date, non ho ancora memorizzato i nomi. Ok, e lo sfumo bene nella piega perché l'avevamo lasciato così un po' random. Mi raccomando ragazze, quando dovete sfumare gli ombretti usate sempre un pennello pulito, in questo modo la sfumatura sarà più omogenea e migliore. Ora andiamo a prendere l'ultimo ombretto, Vodka, e vado a realizzare il punto luce sotto la mia arcata sopraccigliare. E Vodka ha dei riflessi dorati, quindi dei riflessi caldi, e lo applico sempre qui, solo, guarda come illumina, sotto qua, il punto più alto dell'arcata sopraccigliare, lo voglio più intensificato lì. Quindi lo picchietto e poi lo sfumo, però qui è la zona dove lo voglio più intenso. Ora per completare il look applico le ciglia finte e un po' di matita nella rima ciliare inferiore. E questo è l'effetto finale con le ciglia finte e la matita nera nella rima interna. Come ciglia finte ho utilizzato sempre queste qui, che sono le Harrison, quelle che avete visto nel video di applicazione delle ciglia finte, che vi lascio qui in alto nelle schede se non l'avete ancora visto. E nella rima ciliare inferiore ho applicato la matita numero 01 della collezione Pink Muse di Pupa. Come blush, nella collezione abbiamo due blush, questo che è il più chiaro, che si chiama Calm, e poi abbiamo questo più scuro che si chiama Now Wear, questo qui, e io vado ad applicare proprio questo qui che mi piace più come tonalità e lo vado ad applicare. Wow, anche questo, guardate, si sfuma benissimo. Bella la tonalità anche di questo. Anche qui nulla di particolare, ma comunque molto carino come blush. Se siete delle blush dipendenti, questo colore è molto molto bello e si sfuma anche bene. Come ultimo step andiamo ad applicare i due vernissage. Iniziamo con il nude e poi andiamo ad applicare questo più scuro. Il nude si chiama Allegoria della Primavera e quello più scuro si chiama Plum Brandy. È un colore bello bello caldo. Molto buona anche la profumazione di questi gloss. E questo è il risultato finale. Non è proprio male con questo make-up, anche se non mi piace molto l'abbinamento viola rossetto caldo, però il gloss è molto molto bello. Se vi piace questo colore super caldo e amate i colori caldi con il vostro incarnato, sicuramente è un ottimo blush, è un ottimo gloss. Proviamo adesso invece questo più scuro, che è quello che mi piace di più, e vediamo un po'. Super scrivente. Poi sono belli pastosi, nel senso che non danno la sensazione di quel gloss che si muove dappertutto. E riuscite anche a disegnare bene il contorno delle labbra. E voilà, questo
è il risultato finale. Come colorazione mi piace tantissimo e sicuramente mi piace molto molto di più rispetto al nude. Dovrò testarlo per capire durante l'arco della giornata se va nelle pieghe delle labbra, come si comporta, se si muove. Così a primo impatto mi sembra una texture molto densa. Non è appiccicosissimo per essere un gloss, però non dà la sensazione di quei gloss, ripeto, che si muovono tantissimo sulle labbra. Nel caso vi lascio comunque tutto giù scritto nell'info box nei prossimi giorni. E niente ragazzi, spero che questo look vi sia piaciuto. Abbiamo utilizzato insieme per la prima volta questa collezione di neve. Io devo dire che alcuni ombretti mi hanno colpito particolarmente, come questo qui che si chiama Wow, ed è quello che ho nell'angolo interno, è davvero bellissimo. E anche il gloss devo dire che mi piace davvero molto, questa colorazione così scura con questo look non mi dispiace. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se il video vi è piaciuto lasciatemi un piccolo like, se non siete ancora iscritte iscrivetevi al canale perché mi farebbe tantissimo ovviamente piacere. Io vi mando un grossissimo bacio, grazie per aver guardato il video e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! Morris, è il caso di dormire davanti a tutti? Così in piedi? Madonna, sì! Che dolcino che sei tu! La Nina, facciamo così la Nina insieme, dai! Buonanotte a tutti, ci vediamo al prossimo video! Ciao!